ero su un treno e all'improvviso ho sentito e persino visto sulla carta la costruzione completa della Rapsodia in Blu dall'inizio alla fine. L'ho sentita come una sorta di caleidoscopio musicale dell'America, del nostro ampio crogiolo, del nostro entusiasmo nazionale, della nostra follia metropolitana. Quando arrivai a Boston avevo una trama precisa dell'opera, distinta nella sua sostanza effettiva. Così si espresse George Gershwin quando gli fu chiesto come era nato lo spunto per la creazione della Rapsodia in Blu, uno tra i suoi brani più importanti, nonché una composizione estremamente significativa per la musica del Novecento. In realtà il vero nome di George Gershwin era Jacob Braskin Gershowitz, perché era figlio di immigrati ebrei scappati dalla Russia, da San Pietroburgo in particolare. George Gershwin è stato uno dei più grandi compositori del Novecento e, senza ombra di dubbio, il più prolifico autore di canzoni. Infatti è quello che si potrebbe definire un compositore crossover. Il suo percorso di studio è stato abbastanza accademico, anche se non regolare. E questo lo ha portato a cercare di unire nelle sue composizioni la fascinazione per il jazz e la musica nera americana e l'amore invece per la musica colta europea. E anche i suoi rapporti di amicizia con compositori come Maurice Ravel e Arnold Schoenberg testimoniano il suo grande amore per la musica europea, evidente in molti dei suoi brani. Chiese più volte a Maurice Ravel, ad esempio, di poter diventare un suo allievo di composizione. E a riguardo abbiamo un aneddoto, della cui autenticità peraltro non si è del tutto sicuri, secondo il quale Ravel gli avrebbe risposto: «Perché vuoi essere un Ravel di serie B quando puoi essere un ottimo Gershwin di serie A?» In pratica, non cercare di snaturare le tue caratteristiche compositive, che sono la tua arma vincente. Ebbene, esattamente 100 anni fa, il 12 febbraio 1924, si tenne a New York la prima di una delle composizioni che hanno contribuito ad aumentare tantissimo la fama e la notorietà di George Gershwin, la Rapsodia in Blu, appunto. La nascita di questo brano è stata tormentata perché in realtà Gershwin non aveva intenzione di comporlo. L'idea infatti venne a Paul Whiteman, un direttore d'orchestra jazz, che conoscendo Gershwin e apprezzandone le capacità, gli commissionò una composizione che mettesse insieme due mondi così diversi come quello del jazz e della musica classica. Gershwin però rifiutò dicendo che non aveva tempo, ma con suo grande stupore, all'inizio del gennaio dello stesso anno, trovò sul giornale l'annuncio del concerto che si sarebbe tenuto appunto il 12 febbraio. Si mise quindi febbrilmente all'opera, facendosi aiutare per quanto riguarda l'orchestrazione da un grandissimo musicista come Ferd Grofé, che tra l'altro aveva già lavorato per l'orchestra di Paul Whiteman. La sera della prima era presente il pubblico delle grandi occasioni. In sala, tra gli altri, sedevano il grande pianista e compositore russo Sergei Rachmaninov, il celebre direttore d'orchestra Leopold Stokowski e si vocifera che ci fosse anche, probabilmente, Igor Stravinsky. Ebbene, il successo da subito fu clamoroso. È una composizione che fin dal titolo tradisce la sua natura, perché la Rapsodia è una forma che non segue una struttura fissa. È un po' particolare perché si presenta come un insieme di temi che possono essere anche abbastanza diversi tra loro. Questo conferisce alla composizione un aspetto quasi di improvvisazione. Si tratta in pratica di una sequenza di episodi diversi che spesso avvengono giustapposti fra loro senza sviluppo. Ma, al solito, se volete saperne di più su George Gershwin e sulla Rapsodia in Blu, vi lascio in descrizione il link per la puntata del podcast Musica d'Ascolto, dove si parlerà di questo e di tanto altro. E nel frattempo, ciao a tutti e al solito, fate bravi.